Dunque, a me piace definirla come uno sguardo reale, perché essere alchimia, essere alchimisti, muoversi secondo alchimia vuol dire indossare uno sguardo che ci tiene in presenza, in neutralità di giudizio e di passione, neutralità, e quindi questo rende lo sguardo neutrale e quindi reale. E questo ci aiuta veramente a ridefinirci, a rettificare tutti i nostri corpi sottili, da tutte quelle impurità che non sono parte della nostra natura autentica, e andare in creazione con il bagaglio e il deposito della nostra scintilla luminosa, che finalmente può illuminare non solo il nostro cammino, ma anche intorno a sé. Questa è un'immagine molto classica, con la quale richiamiamo l'attenzione della funzione anche dell'alchimia, di aprire lo sguardo, aprire gli occhi, di uscire fuori dalla Matrix, no? E vedere cosa c'è fuori da questa proiezione.